Avvertimento col fuoco la scorsa notte ai danni della panineria do Brasil sul lungomare Federico II di Svevia. Gela, le fiamme sono state piccate intorno alle 3, lo rogo non ha attaccato la struttura. Ci hanno chiamato i coinquilini vicini di casa che hanno visto delle fiamme, siamo intervenuti a venire a spegnere il fuoco. Ma già il locale era chiuso, no? Sì. Da quanto tempo? Da una mezz'oretta. E dunque cos'è che ha preso fuoco? Ha preso fuoco sedie, tavoli, separè che c'erano messi. Sul posto sono intervenuti i pompieri del locale di staccamento. Le indagini sono state avviate dai carabinieri del reparto territoriale. Già questa mattina operai al lavoro per sistemare tutto e per ripartire da subito. Ma voi continuerete sempre a lavorare tranquillamente, sì, non vi fermerete? No. Le immagini del sistema di videosorveglianza privato sono state acquisite dagli inquirenti. Poi voi avete visto anche le riprese del sistema di videosorveglianza in cui si vede che qualcuno appicca le fiamme. Sì. Ma era col viso scoperto, coperto? No, incappucciato con un giubbotto che aveva il cappuccio e via. E addirittura lui si è anche ferito? Sì, si vede che prendeva fuoco pure lui, è scappato. Non è il primo gesto intimidatorio che viene compiuto ai danni della panineria. Già nel 2012 era stata colpita da un altro attentato. Ecco, ma che chiave di lettura date a quello che è accaduto? Perché purtroppo non è la prima volta che si verificano degli incendi dolosi che colpiscono le attività commerciali. Gela, che succedano tutte queste cose, che non so questa cosa perché la fanno succedere, no? Ma c'è stato qualche avvisaglio? No, assolutamente.